Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio direi, sono le 2. Benvenuti in questo video. Stiamo andando a Camden Town, al mercatino, a visitare il mercatino sia della roba da mangiare che delle varie antichaglie che vendono. C'è anche Jenny con me. Dove vai da solo così? Ciao ragazzi, io sono Giorgio e lei è Jenny. Stiamo andando a Camden Town. Allora, subito vi faccio uno scorcio di questo che è il Gran Canale, che serviva per il trasporto. E questo ci porta dritti fino al mercato di Camden. Guardate che bello questo vertical market, ci stiamo avvicinando. Il quartiere è laggiù. Qui attraverso. Dall'altra parte c'è il mercatino di Camden, esattamente. E ci si va attraverso questo ponticello, fanno cibo e cucina da tutto il mondo. Intanto siamo qui al pub e mi sono preso una grigliata mista large. Purtroppo mi hanno telefonato mentre stavo facendo dei video e quindi ho perso praticamente il momento buono per fare il video. Comunque al limite vi faccio dopo al ritorno. Questo pub è fantastico, è stato uno dei primi pub dove siamo venuti qui a Londra. Thank you very much. Manco a farla apposta, ci hanno portato la roba da mangiare. Wow ragazzi, che fame. Allora ragazzi, tappa al pub si è prolungata più del previsto, quindi la luce sta un po' andando via. Adesso sono sempre qua a Camden Town e vi voglio far vedere la parte dei locks. Scusate, c'è molta gente ubriaca. Allora, sono in cima al ponticello, vi faccio vedere un attimo. Allora, alle mie spalle, meraviglia dell'ingegneria idraulica, i locks che permettono alle barche di fare il salto nell'acqua di qualche metro. E di qua ci sono i mercatini dove danno roba da mangiare. Poi di qua il canale prosegue verso ovest. Pronta, Gen? Sì, mi fa una foto. Vedo che c'è stato un grandissimo riordino l'ultima volta che ci sono stato, perché vedo tutte le bancarelle ordinate, o meglio, sono più delle di specie di mini stazzi fissi. Si domina un po' tutto, ci sono tutti i tipi di cucina come vedete. Ecco un altro scorcio da un'altra angolazione, vediamo cacciapas, french burger, brisket, bagel, fries. Il ponticello dove ero prima, le due imbarcazioni che sono qui in attesa. Poi qui c'è il mercatino dove vendono roba da vestire e anche quadri, opere d'arte, tante piccole cose ricercate per gli amanti del genere. Ok, qui c'è un'altra parte sempre del mercatino dove c'è ancora roba da mangiare. Mentre da quest'altro lato, guardate dove sono in un ponticellino stretto che unisce due palazzine. Da quest'altro lato abbiamo sempre il mercato. C'è poca luce, ma insomma ancora si capisce. Questi credo siano prosciutti spagnoli. Sempre caratteristico da vedere questi che affettano il prosciutto. Qui c'è cibo sempre messicano,
roba vegana, è pieno, è pieno. Qui siamo Asia, Thailandia, Cina, del genere lì, insomma. Qui abbiamo bubble waffle, non so cosa sono, guardate qua. Un altro cibo thailandese filmante, ottimo. E devo dire comunque hanno dato una bella ristrutturata, una bella ripulita. L'ultima volta che ero venuto era a pezzi, non era così il posto. Guardate qua, supereroi dei Marvel. Ok, qui abbiamo abbandonato il cibo e siamo più sull'abbigliamento oggettistica, eccetera. Tanti piccoli gadget da regalo. Molto carino, devo dire, molto carino. Cos'è, Mir? No, cioè questa è per farmacia. Oh, tutto il wow. Kit per il freddo. That's nice. Prendilo. Mercatino enorme, giri, pensi che stia finendo, giri l'angolo ma poi continua. Intanto Jenny stava gironzolando, si è già persa un paio di volte. C'è di tutto, adesso stavo guardando delle fotocamere vintage a pellicola che hanno sempre con quel loro fascino, è un po' come tornare alle origini. Camera che l'uomo portò sulla luna. Ripeti. Stavo dicendo, questa è la fotocamera, la Nikon F3, che è stata portata dall'uomo nella prima missione Apollo qualcosa, senza obiettivi. Vediamola un po' più da vicino. Com'è? Ha sempre comunque il suo fascino. Bella, sì. Ma qui vediamo che ce ne sono altre. Anche le bellissime Pentax. Noi avevamo quella. Avevamo quelle simili. Continuiamo ad esplorare perché sembra che non finiscono più questi mercatini. Come mi sta? Con questo giubbotto quel colore non sta bene, se metti qualcosa di blu forse ci sta meglio. No, c'è il giubbotto marrone. No. Fantastico questo negozio, tutto a 5 pound. Che dire, l'ultima volta che sono venuto qua c'era talmente tanta gente che non faceva passare. Oggi per fortuna c'è meno gente, quindi si riesce a muoversi. Sto cercando alcune cose che però non trovo. Ah, eccola là, lì c'è la statua di Amy Winehouse, ricordavo bene. Ci sono due persone che si fanno il selfie vicino. Aspettiamo, vediamo che si fanno la foto. Adesso aspettiamo un attimo. Anche Jenny si vuole fare la foto. Vediamo di mettere la stessa. Dire, mi piacciono veramente queste finestre di questi ristoranti in questo stile dei primi anni dell'impero industriale britannico, un po' nostalgici. Ferro, acciaio, ghisa, legno, mattone rosso. Tutto quello che veniva prodotto in quegli anni e hanno ristrutturato mantenendo fede allo stesso stile. Devo dire che questi mercati, come li hanno ristrutturati, sono fantastici. Erano bellissimi prima, ma adesso sono ancora meglio.
veramente sempre enorme, enorme fonte di ispirazione la zona di Camden per gli artisti, da sempre. Guardate, lì c'è il re, il vero principe dello street food. Panozzo col Fuse e i crowd, il numero uno, sempre il migliore. Siamo in fase che sta iniziando a voler andare via, ma non riesco a trovare il modo perché ci siamo persi praticamente. Siamo... è sconfinato. Però vi consiglio a tutti di fare una visita, se venite a Londra per la prima volta, eccetera, un saltino qui a Camden Locks, a Camden Market, è d'obbligo. In pratica tutte queste, questi stalli erano sì depositi merci, eccetera, ma erano anche delle vere e proprie scuderie per i cavalli, perché sapete che i cavalli venivano usati come mezzo di trazione per tirare i barconi carichi di merce per trasportare le merci lungo il canale. La lambretta intramontabile. La giornata a Camden finisce qua. Ok, grazie per aver guardato il video, grazie a tutti i subscriber. Un buon anno, perché questo è il primo video dell'anno. È vero. E ci vediamo presto. Ciao a tutti. Ciao.